Fenice non li differenzia, li ha differenziati tutta la nascita della tragedia, dall'inizio fino alla fine. Solo che alla fine della nascita della tragedia, dice una cosa che apre ormai la sua filosofia, che è questo. E che a un certo punto, Dioniso parla con la voce di Apollo e che Apollo parla con le parole di Dioniso. Cioè Nietzsche è proprio colui che scardina dal divento ogni forma di assoluto. Cioè quando Nietzsche dice insieme quando parla dell'essere e dell'apparire delle cose, o della cosa in sé, dice quando scompare la cosa in sé, scompare anche il nulla, signore, perché il nulla è l'altra faccia dell'assoluto. E quando il mondo metafisico crolla, nel momento in cui il mondo metafisico crolla, c'è solamente una cosa, c'è il gesto di Dioniso, così parlò di Zarathustra, del giovane che sta sulle rive del mare, perché costruisce mondi. Ma sa perché costruisce questi mondi? Non per farli dare, ma per abbatterli, perché altri mondi possono nascere. Quindi la malinconia di Nietzsche è certamente tra il nulla e la malinconia scelta la malinconia, ma è la malinconia di colui che è in alto mare del Wanderer, del viandante, che ha imparato che non esistono più mete e che perché non esistono più mete, signore, la vita può essere dappertutto, anche nello sguardo di un bambino, negli occhi di una donna, oppure nella inapparente. Nell'apparente incontro con una persona che abbiamo quel momento negli occhi e che non vedremo mai più. Grazie. Poi, la prima cosa che ho detto è che il nulla è il mistero.